Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è domenica 26 febbraio 2012. Sono ora le 10:20 e questo video sarà caricato probabilmente verso mezzogiorno. Lo vedete il titolo del video, della trasmissione di questa pubblica web TV? Dalai Lama, buddismo, sessualità. Come quasi sempre, questa trasmissione viene sollecitata dall'amico, il cui nickname è pressoché impronunciabile. Lo vedete? Lo vedete? Vedete il nickname? Beh. Allora, mi manda un articolo non recente, ma sempre valido, va bene? Sempre valido. L'articolo li va a pescare proprio per me, l'amico. Dalai Lama, il sesso fa male, meglio casti. Bene, proviamo un po' a leggere quello che dice il Dalai Lama, La Repubblica IT del 28 novembre 2008. Ma scripta manent, verba volant. Quello che ha dichiarato il Dalai Lama nel 2008, credo che sia pronto a dichiararlo anche oggi, in fin di conti. In fin di conti, quello che scrive sulla sessualità fa parte del buddismo originario, il buddismo Theravada. Dunque, meglio soli e casti che accompagnati e lascivi. Parola del Dalai Lama che, parlando ai giornalisti ai margini di una conferenza, ha spiegato i rischi del sesso e i pregi di una vita casta. Credo che la pressione e il desiderio sessuali siano solo una soddisfazione effimera che spesso co conduce a complicazioni successive. Perfettamente ragione. La vita coniugale, ha specificato il Dalai Lama, causa troppi sentimenti instabili. È naturale che l'essere umano provi il desiderio per il sesso, ma poi interviene l'intelligenza umana a far capire che certe pratiche sono dannose. E a volte portano a uccidere o al suicidio. Meglio dunque la consolazione nel celibato. E senti che ti manca qualcosa, ha spiegato il leader buddista, ma paragonato all'intera vita, l'astinenza sessuale dà più indipendenza e più libertà. Stando al principio del non attaccamento rappresentato dalla ruota della morte e dal ciclo della reincarnazione, il sesso e la vita coniugale implicherebbero un legame troppo forte verso i bambini e verso il partner, ossia uno degli ostacoli alla pace mentale. E il 73enne Dalai Lama, premio Nobel per la pace, 73enne nel 2008, quindi oggi ha 77 anni, è da sempre un punto di riferimento non solo nel campo spirituale, ma anche in quello diplomatico, eccetera. Sapete che il Dalai Lama va un po' in giro per il mondo come fa il nostro Santo Padre, va bene? Allora, com'è il problema? Quello che dice il Dalai Lama relativamente all'astinenza sessuale sono le stesse cose che diceva il Buddha. Il Buddha. Cioè, tutto ciò rientra nel buddismo degli antichi, il buddismo originario, chiamato anche Theravada. E certo, queste cose le diceva il Buddha. Staccarsi dai desideri. Il desiderare per il Buddha era la causa di tutti i mali. Certo, va controllato il desiderio. Qualcuno una volta mi ha osservato che e non desiderare fa parte di una malattia psichiatrica. No, se uno non desidera per malattia, se uno non desidera perché è privo di vitalità, è una cosa, ma se uno non desidera sulla base di un suo progetto esistenziale, è un'altra cosa, capito? Qua si parla di persone che cercano di controllare il desiderio sulla base di un progetto, perché hanno capito che il desiderio si rinnova all'infinito, non si sazia mai. Il desiderare è una macchina che si autoalimenta.
più si desidera e più si vuol desiderare, per cui non si raggiunge mai quello che ci soddisfa pienamente, perché una volta che hai soddisfatto un desiderio, ne nasce subito un altro e poi così all'infinito. Ora controlliamo il desiderio, dice il buddismo Theravada, il buddismo originario. Però lo stesso Buddha si è reso conto che la sua dottrina non era facilmente recepita, accolta dalle moltitudini, per cui egli stesso Buddha ha indicato un sentiero che l'ha chiamato il sentiero intermedio, un sentiero intermedio che poi è diventato quello che chiamiamo il buddismo Zen, un buddismo popolare. E in questo buddismo successivo, buddismo Zen o buddismo popolare, il sesso viene considerato in un'altra maniera. È nato il tantrismo all'interno di questo buddismo Zen o tibetano o popolare. È nato il tantrismo che ripesca la sessualità e ne fa un elemento di superamento. In che senso? Vediamo cosa dice il buddismo tantra sulla sessualità. Mi sono rifatto a questa celebre opera di Mircea Eliade, Tecnica dello Yoga. Vedete, cari amici, Bollati Boringhieri Edizioni, Mircea Eliade, Tecnica dello Yoga. Vediamo un po' che dice. Allora, la grande felicità suprema è la soppressione del pensiero, in guisa che nello stato di innato il pensiero sia come il non pensiero. Per raggiungere lo scopo è necessario sopprimere il respiro, sopprimere nel senso di comandare la respirazione, allorché e il respiro e il pensiero sono soppressi nella identità del godimento sessuale, si raggiunge l'annientamento vero. Questa gioia dell'annientamento del me la si può gustare nella sessualità, nello stato dell'identità del godimento. Per godere dello stato dell'innato è necessario unificare il corpo, la parola e il pensiero. Ora arriviamo a cose più semplici. E tutto ciò serve a ritmare la respirazione, a sopprimere il pensiero e ad arrestare la emissione sessuale. Vedete? Questo buddismo zen o tibetano o popolare, quello che il Buddha chiamava il sentiero intermedio, cioè più facile da percorrere, e visto che l'umanità non può fare a meno né di mangiare e né di fare sesso, allora questo buddismo secondario o zen o tibetano o popolare introduce un filone di conoscenza relativo ai rapporti sessuali, a restare come si deve cercare di padroneggiare la respirazione, padroneggiare il pensiero, così si deve imparare ad arrestare la emissione sessuale. E non deve essere una cosuccia di pochi secondi, perché dopo le donne ti mettono le corna, quella che noi chiamiamo volgarmente eiaculatio precox, poi ho fatto tanti video sulla faccenda, parlando della clitoride delle donne, via di seguito. Ci sono tanti video specifici sul godimento sessuale femminile, che è strettamente correlato alla clitoride. Si raggiunge allora, una volta che si riesce a controllare l'emissione seminale, e si raggiunge allora uno stato di totale autonomia, una sospensione paradossale fra il reale e l'irreale, al di sopra della morte e della vita. La beatitudine erotica è utilizzata come una esperienza immediata,
onde ottenere quella concentrazione integrale che fu da sempre il fine del buddista. La voluttà serve qui da veicolo, poiché è per suo mezzo che si ottiene quella tensione massima che rende possibile la distruzione della coscienza normale e la instaurazione di uno stato nirvanico. Cioè, quando un uomo e una donna stanno insieme, e se l'uomo è capace, ha imparato a padroneggiare il movimento dello sperma, allora si arriva alla instaurazione di uno stato nirvanico. Se due stanno insieme per un'ora, un'ora e mezza, due ore e mezza, tre ore, è come che in quel momento sperimentino il nirvana. La tensione sessuale non si consuma. Un potente gioco dell'immaginazione e determinati atti fisiologici arrestano l'emissione. Tale rifrazione del seme crea uno stato transorganico paradossale al quale il buddista crede di poter sperimentare la realtà ultima e incorporare una coscienza divina. In conseguenza, l'unione sessuale non è più un atto biologico istintivo, ma un rituale per mezzo del quale la coppia umana si trasforma in coppia divina. Sì, sono gli animali che fanno tutto in pochi secondi. Non tutti gli animali, Tanti stanno accoppiati per giorni interi. Le mosche, per esempio, stanno accoppiate per giorni interi. In ogni caso, anche qua si tratta di trasformare la sessualità umana da semplicemente animale, come quella rapida dei tori o dei leoni, in qualcosa di superiore, in un mezzo di liberazione, una forma di nirvana, che è anche un nirvana piacevole, tra l'altro, questo. Bene, allora, la ritenzione del respiro, l'arresto del seme, sono formule fisiologiche di quel paradosso temporale che è la sospensione della durata, la regressione in un tempo mitico statico. Tutti questi preliminari mirano a rendere autonoma la voluttà, cioè non una voluttà fugace, limitata alla perpetuazione della specie, ma una voluttà autonoma. Ora, tutti questi preliminari, cioè il controllo del respiro, il controllo del pensiero, il controllo dello sperma, mirano a rendere autonoma la voluttà e a dominare i sensi, cioè l'arresto seminale. Vedete che si insiste sull'arresto seminale. Avviene l'unione, ed è un'unione fra due dei. Il gioco erotico si realizza su un piano transfisiologico, poiché non ha mai fine. L'ascesi e l'erotica conducono ad un identico stato, l'incondizionato, il liberato in vita, l'uomo Dio. Sì, c'è tanta verità in tutto ciò. Mircea Eliade, tecniche dello yoga, Bollati Boringhieri. Ecco, cari amici, quindi, e concludendo e rispondendo all'amico che mi ha posto il quesito, che mi ha invitato, e allora, il buddismo si divide in un buddismo antico, in un buddismo degli anziani, in un buddismo Theravada e in un buddismo successivo. Il buddismo originario degli anziani è un buddismo severo, severo, troppo severo, per cui già lo stesso Buddha ai suoi tempi pensò ad un buddismo intermedio, il sentiero intermedio, e all'interno del buddismo, del sentiero intermedio o buddismo tibetano o zen, è sorta una corrente che si chiama il tantrismo, che dà una connotazione particolare alla sessualità, considerata come mezzo per raggiungere il nirvana. Dobbiamo fare queste considerazioni,
Quello che dice qua il Dalai Lama, il sesso fa male, meglio casti, intende dire il Dalai Lama che il sesso fa male, nel senso che ti produce un sacco di problemi, un sacco di problemi. La moglie non si sa mai se è fedele o se è infedele, e se ti ama o non ti ama. Poi i figli, non si sa mai se i figli sono bravi o non sono bravi, che ti procurano. Ecco, quindi ti dice il Dalai Lama, rifacendosi al buddismo Theravada degli antichi. Eliminate il sesso, no? Io dico sempre ai ragazzi che ce l'hanno con le donne, che ce l'hanno con le donne, e dice le donne, se procuro non sarebbe, ma non andateci con le donne, fate tanto presto, dove? Non ci andate, c'è anche il Dalai Lama che lo dice. Poi per quelli invece che vogliono sperimentare le gioie del sesso, che poi conducono, che possono condurre pure il tribunale, separazione. Chi vuole sperimentare le gioie del sesso? C'è anche il tantrismo. Il tantrismo ti insegna a controllare i pensieri, la respirazione e soprattutto a controllare lo sperma, l'emissione dello sperma. Io avevo fatto un video intitolato Attenti allo sperma, quindi vedete che siamo in tema. Attenti allo sperma, c'è il mio video Attenti allo sperma. Non è una cosa semplice lo sperma, capito? Non va buttato via così. Il tantrismo ti insegna a trattenerlo in maniera che tu possa stare con il tuo compagno o con la tua compagna. Per ore, 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 in modo che la gestione della sessualità non sia più finalizzata semplicemente alla perpetuazione della specie, ma possa essere uno strumento per sperimentare in qualche forma di nirvana. Va bene, cari amici? Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.